Una festa per rivendicare i risultati raggiunti, ben oltre i meriti scolastici, e celebrare l'orgoglio di un istituto che da anni porta in giro per il mondo il nome di Senigallia e delle Marche. Questo il senso della giornata organizzata dall'alberghiero Panzini, che tra canti, balli e spettacoli ha visto la consegna dei diplomi di eccellenza a studenti ed ex studenti che hanno ottenuto riconoscimenti nazionali e internazionali in vari campi. Questa giornata io la voglio dedicare soprattutto ai ragazzi più giovani, ai ragazzi del biennio, perché capiscano in quale bella realtà sono entrati, in quella che noi amiamo chiamare la grande famiglia del Panzini, e capiscano anche come l'impegno costante e regolare poi dopo il biennio porterà a delle bellissime opportunità, sia come concorsi ma anche come esperienze di alternanza scuola-lavoro in Italia e all'estero. Soddisfatte anche le autorità chiamate a premiare i ragazzi. È un appuntamento annuale a cui teniamo moltissimo, la giornata dell'eccellenza, in cui invitiamo tutti i ragazzi di questo istituto, che è davvero il fiore all'occhiello della nostra provincia, ad ascoltare come si possa diventare nell'ambito del lavoro, nell'ambito della società, nell'ambito della famiglia, colti, preparati, esperti di una qualsiasi materia che si è scelto, e realizzare il sogno della propria vita. Qui davvero si può dire che si sceglie una scuola e poi si fa il lavoro per il quale si è scelta. Una giornata molto importante per questa città, perché riconosciamo le eccellenze di una scuola che rappresenta la città di Senigallia e la regione Marche. Il Panzini, l'istituto alberghiero, che è in grado di mettere a disposizione dell'intero patrimonio regionale competenze, capacità e conoscenze che possono segnare attraverso il turismo declinato il futuro di questa regione. Infine, la parola ai ragazzi, a chi ce l'ha fatta e non dimentica la propria esperienza al Panzini, e a chi è addirittura d'arrivo e si prepara al futuro. Diplomato nel 98, nel frattempo ho frequentato il conservatorio e ho concluso gli studi nel 2003 e poi successivamente con un altro diploma di laurea nel 2006. La mia esperienza è stata, devo dire, innanzitutto bellissima per la tipologia di scuola, sempre comunque aperta anche a quelle che sono le aspirazioni dei ragazzi e non solo al corso di studi che normalmente viene fatto a seconda del progetto che viene scelto. È una giornata di festa per la scuola, è la giornata delle eccellenze, ma anche di chi ce l'ha fatta. E sicuramente un grande esempio per noi che ancora facciamo questa scuola, perché possiamo vedere come sono riusciti ad andare avanti nella loro vita, chi ha seguito le loro passioni, chi ha seguito gli studi, chi è diventato anche qualcuno, come vedremo, tante persone famose. E quindi noi prendiamo spunto da questa giornata appunto per seguire i nostri sogni.